Questo è il mio modo di cucinare al cartoccio. Adesso tocca a voi, con la vostra fantasia, fare dei piatti magari anche migliori del mio. Va bene? Buon appetito a tutti. Si fa così. Cottura al cartoccio. Anche questa è una roba spaziale che adoro da morire, perché si possono fare delle cose meravigliose. Allora, così. Uno. Due. Tre. Sì, dai. Ok. Con questo tipo di cottura possiamo farci dalla pasta al pesce, ai crostacei, le insalate. Insomma, ce n'è di tutto e di più. Cerchiamo però di dare una forma al cartoccio. Ok. E taglio anche qua. Così. Voilà, ci siamo. Dobbiamo procurarci anche dello spago da forno. Prendiamo una bella boule grande, poi prendiamo dei funghi. Ecco, sui funghi io ho scelto dei funghi cardoncello, champignon, chiodini, però si possono usare anche funghi porcini, insomma, dipende sempre cosa vogliamo fare. Così. Così, e così diamo una forma che, perché poi anche il fungo, questo tipo di cottura circa una ventina di minuti, non vanno troppo cotti, li accorciamo un po', così, tre funghi così. Olio extravergine d'oliva, a crudo così, un po' di sale, del pepe, metto dentro così, metto dell'olio, prendo delle patate, patate novelle, le taglio così, spicchi, ok, prendiamo un aglio in camicia, eccolo qua, dell'alloro, del rosmarino, bello caldo, mettiamo dentro, facciamolo andare così, le pinze, eccole qua, tolgo l'alloro, metto il rosmarino. A questo punto butto i funghi, così, 30 secondi. Dobbiamo solo far tostare la parte esterna del fungo. Ok, lo spago, eccolo qua, metto del prezzemolo. Bene, siamo pronti, rimetto tutto dentro la pentola. Ok, prendiamo un foglio di carta. Beh, l'idea di cucinare al cartoccio mi piace molto, perché è anche divertente l'impiattamento, perché possiamo
aprire il cartoccio oppure mettere i cartocci in tavola senza aprirli. Funghi qua così. Due cardoncelli. Apriamoli qua. Eccole le patate. Mettiamo un po' di olio piccante, così. Aggiungiamo un pochino di sale ancora, così. Un po' di olio normale. Dentro possiamo mettere anche delle spezie, delle erbe. Una maggiorana. Mettiamo un po' di origano fresco. Possiamo mettere anche un po' di timo. Ok, del poivre. Prendiamo lo spago. Andiamo a chiudere il cartoccio esattamente così. Voilà, prendo lo spago. Così. Poi facciamo un bel fiocchetto. E ci siamo. Ne mettiamo un altro. Eccolo qua. Mettiamo dentro ancora il fungo. Mettiamo di ogni, eh. Qua possiamo aggiungere anche, se vogliamo, si possono mettere anche, che ne so, un'insalata di crostacei, dei gamberi, delle mazzancolle, cozze vongole, dipende sempre che tipo di cartoccio vogliamo fare. Vanno nel forno, sono carini da presentare, facili, perché questi li puoi preparare anche prima. E quindi mettiamo sempre un po' di pepe. Di olio, mettiamo un po' di odori come ho fatto prima, questa zac zac, un po' di timo, origano e siamo pronti. Chiudiamo. Voilà, eccoli qua. Eccoli qua, zac. Bene, adesso li posiziono nel forno e li vado a cucinare per circa 12-14 minuti. A questo punto bisogna preparare una guarnizione, un contorno. Io ho preparato del riso bianco, eccolo qua. Ce l'abbiamo qui. Lo serviamo con un po' di riso bianco a fianco. Poi prendo dei semi, zucca, canapa, quello che vogliamo metterci come sapori, come ingredienti. Li facciamo leggermente tostare un po'. Ho messo anche del sesamo colorato, bianco, nero. Ok. Per esempio, qua ci andrebbe un filo di olio di nocciole per dargli quel profumo di tostatura. Ci andrebbe, che ne so, del tartufo, per esempio, anche tagliato proprio così all'ultimo momento, anche se il riso è comunque a temperatura ambiente, cotto, poi fatto raffreddare così. Insomma, ci sono un sacco di cose che si possono mettere dentro. Per esempio, non so, del burro d'arachidi, insomma, dei sapori un po' profondi, decisi, che debbono però stare bene attenzione al cartoccio, perché questo è un accompagnamento. Intanto che si tostano i semi, quando li usate, anche sulle insalate, fateli prendere un pochino di caldo, perché quando prende un pochino di caldo danno il meglio di sé.
non devono tostare, devono proprio riscaldarsi un po'. Metto un po' di sale, coriandolo fresco. Ecco i semi sono pronti. A questo punto aggiungiamo un po' di olio per condirlo, così, proprio come se fosse un'insalata, eh. Il cartoccio è quasi pronto, metto il riso qua come guarnizione, mi piace l'idea di fare un riso a parte. Ok, poi facciamo così, mettiamo anche un piattino piccolo perché facciamo questo tipo di impiattamento. Allora, uno lo presentiamo cartoccio da aprire e in questo mettiamo cartoccio aperto. Vediamo se i cartocci sono pronti, vado nel forno. Eccoli qua, che meraviglia! Direi che qua mettiamo quello chiuso, aia se brucia, e qua mettiamo quello aperto, che lo piazziamo qua, lo andiamo ad aprire. Ok, mi servono le forbici. Eccolo qua. Voilà. Eccolo qua. Bello caldo. Ecco, è carino anche da servire così. Poi magari se è un po' schiacciato perché in cottura si schiaccia, possiamo sempre alzarlo così. La cosa carina del cartoccio è che quando il nostro commensale, chi mangerà con noi questo meraviglioso piatto, apre e ti arriva tutta questa nuvola di profumi, di sapori, che è tutto quello che tu sei andato a mettere dentro. È bello anche da presentare così. Questo è il mio modo di cucinare al cartoccio. Adesso tocca a voi, con la vostra fantasia, fare dei piatti magari anche migliori del mio. Va bene? Buon appetito a tutti!